Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo scaldacollo morbidissimo, caldissimo, che io ho realizzato con un solo gomitolone del filato della Mistrico Filati in linea Matisse. Eccolo qua, è questo fantastico gomitolo da 150 grammi che misura 105 metri e come vi ho detto con un solo gomitolo io sono riuscita a fare questo scaldacollo che è alto circa 40 cm e lungo 53. Vi dico subito che io ho lavorato con i ferri del numero 9 e con questo tipo di filato, che è un filato bouclé, ve lo faccio rivedere, è perfetto appunto lavorare con dei ferri 9. Dei ferri grossi, quindi io vi consiglio di lavorare o con i ferri 9 o addirittura con i ferri 10 se tendete ad avere una lavorazione stretta. Naturalmente, come vi ho detto, io qui ho montato per avere 40 cm 34 maglie. Se voi la volete più bassa, perché come potete vedere si ripiega su se stesso ed è piegato all'interno, quindi se lo volete più basso ma un po' più largo, montate invece di 34 30 catenelle e lavorate così in qualche giro in più. Lo volete ancora più corto? Allora montate circa 28 catenelle e lavorata comunque per tutto il gomitolo in modo tale da averlo meno aderente al collo, se non vi piace la cosa troppo soffocante, quando io invece l'adoro soprattutto in inverno, e quindi la volete un po' più larga, nel senso di larghezza proprio qui e più bassa. Allora io vi dico comunque di montare tra le 28 e le 30 catenelle e di andare a lavorare per tutta la lunghezza. Questo è il colore che ho scelto io. Sapete che io quest'anno ho deciso di darmi i colori più brillanti, adesso sempre di nero, blu scuro, marrone, quindi ho deciso di creare appunto uno scaldacollo che potessi indossare su questi miei colori predominanti nel vestire e dare più vivacità. Però se voi non siete amanti di colori così brillanti, chiamiamo brillanti, ma così vivaci, ma volete qualcosa più tinta, tono su tono, allora vi posso consigliare questo, che è con il colore marrone e il colore grigio, o altrimenti un altro colore che a me piace tantissimo è questo. Dalla telecamera sembra tutto blu, ma in realtà ci sono delle sfumature di ottanio, di viola. Io lo trovo veramente fantastico. Mi spiace solo che dalla luce della telecamera si veda invece che è molto più predominante il blu, però c'è questo ottanio, questo azzurrino, questo violaceo, molto molto carini. Oppure vi piace la colorazione, avere molti colori, però non li volete così accesi, li volete un po' più spenti, vi consiglio questo. Come potete vedere, è molto colorato, però ha dei colori meno forti rispetto a questo. Questo perché in contrasto ci sono questo blu e questo viola, che io invece ho molto giallo e molto arancio. Quindi tutti questi filati, tutti questi colori li trovate sempre sul mio sito Filati Elsa. Vi ricordo che per poterla realizzare vi occorre un solo gomitolo da lavorare o con i ferri del 9 o con i ferri del 10. E se anche questo progetto vi piace, mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure come sempre mi potete taggare su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi a un prossimo video tutorial, e preparatevi perché ne stanno arrivando veramente tantissimi. Allora, per realizzare questo bellissimo scaldacollo molto colorato, piegato su se stesso, ve lo voglio far vedere bene, guardate che bei colori, molto allegro ed è caldissimo, perché il filato che ho deciso di utilizzare è questo filato della linea, della Mistricol linea Matisse, che è questo gomitolone di bouclé che è bellissimo, si lavora molto bene, ha queste sfumature colorate, il colore che ho scelto io è il colore 6, però voglio farvi vedere anche altri colori. Abbiamo questo colore che è il numero 7, molto più neutro, che è più abbinabile perché abbiamo questo blu, questo ottanio, quindi varie tonalità di blu e anche di grigio. Oppure possiamo optare per dei colori che hanno del sfumato che va dal grigio al marrone, o ancora colori vivaci, cioè molto colorato come il mio, però con tonalità più scure, perché come colore predominante qui invece abbiamo il viola e l'arancio, un arancio molto scuro, quasi un mattone. Mentre, come potete aver visto, quello che ho deciso di utilizzare io ha dei colori molto più accesi, proprio perché volevo un scaldacollo molto più colorato, quasi da poter abbinare allo scaldacollo Color Life, oppure quando io mi vesto solitamente o solo di nero o solo di verde o solo di blu, quindi mi andava di prendere qualcosa di un po' più allegro. Allora, io vi dico già che non vi lavorerò questo filato perché, essendo bouclé,
la lavorazione non si vedrebbe bene. Quindi vi dico che io, con per realizzare questo scaldacollo, ho lavorato con i ferri del numero 9 e che ho montato un totale di 32 catenelle per avere così una altezza del mio scaldacollo di circa 40 centimetri. Lo volevo molto alto perché lo volevo vaporoso e che potesse essere piegato su se stesso. Per quanto riguarda invece il lavoro vero e proprio, io ve lo farò vedere utilizzando questo altro tipo di filato, che è lo stesso che lo trovate anche questo sul sito, e che è il Mini Color Magnum Tweed, Mini Magnum Color Tweed, scusatemi, che è questo gomitolo sempre spesso che si può lavorare con l'uncinetto, con i ferri del numero 8, ma che ecco, è un'alternativa per chi non ama il bouclé. Quindi possiamo andare a fare il nostro montaggio. Come montaggio potete scegliere quello che preferite. Per montare il bouclé io ho fatto questo che si lavora in questa maniera. Quindi faccio passare il filo e faccio questo montaggio per montare appunto le mie 34 maglie che mi servono per avere 40 cm di lunghezza. Non è importante se fate un numero pari o un numero dispari, sono tutti giri diritti, quindi è inutile fare un conto del se dovete farli pari o dispari. Quindi l'importante è che ne andate a montare, se lavorate con i ferri del 9, andate a montare un totale di 34 maglie. Per lavorare invece questo qui ho un altro metodo sempre che si usa per poter montare le maglie. Ossia questo, prendo il filo con il ferro destro, faccio passare il filo intorno e tiro fuori e sposto poi la mia maglia sul ferro sinistro e ricomincio. Entro nell'ultima maglia, faccio passare il filo sul ferro destro, esco e vado a posizionare di nuovo la mia maglia sul ferro sinistro. Mi avvicino così lo vedete meglio. Questo è un altro metodo per poter montare le maglie. Io lo preferisco quando poi devo andare a cucire questa parte. Quindi quando poi devo andare a cucire la parte che sto lavorando all'inizio, quindi le catenelle iniziali, preferisco usare questo metodo. Perché come potete vedere qui poi è più facile far passare l'ago. Però non lo faccio con il bouclé perché col bouclé mi è un po' più difficile, quindi col bouclé ho preferito montare le catenelle nuovamente. Comunque ho montato queste catenelle e passano perché vi faccio vedere subito come andare a lavorare. È un giro che va sempre ripetuto perché ho lavorato sempre in giro di andata. Quindi tutte, scusate, sempre giri di maglia a diritto. Quindi maglia a diritto per tutto il giro. Però voglio farvi vedere una cosa. L'unica differenza che abbiamo quando facciamo no, giri pari e giri dispari. Allora, come potete vedere, chiamiamo questo il giro base. Ora, come vi ho detto, si lavora sempre uguale, però guardate, io la prima maglia non la lavoro e poi vado a lavorare tutte le altre in questa maniera. Ed è questo il giro che va sempre ripetuto. Scusate, l'ho chiamato giro pari, giro dispari, mi sono sbagliata. Però è questo il giro che va sempre ripetuto. Io faccio in questa maniera, la prima non la lavoro e lavoro tutto il resto. Ora, naturalmente, quando andate a lavorare il filato non bouclé, la lavorazione mi sembra leggermente diversa, ma è normalissimo perché il bouclé, appunto, è un tipo di filato che non fa vedere benissimo la lavorazione che state facendo. Per questo potete optare anche di fare una lavorazione forata, ma io per uno scaldacollo in questo momento ve lo sconsiglio quando lavorate comunque un filato come il bouclé. Quindi questi sono i giri che vanno sempre ripetuti. Nell'andare del giro, io del video, no, scusatemi, la prima non la lavoro. Naturalmente io vi spiego come sono andata poi a chiudere le mie maglie e quanto ho lavorato. Io lavoro sempre in questa maniera, non lavoro mai la prima maglia, ma lavoro invece sempre l'ultima maglia. Ecco, Allora,
Allora, io ho terminato di lavorare in lunghezza il mio scaldacollo e alla fine ho lavorato per quasi tutto il gomitolo, me ne è avanzato veramente pochissimo, e mi è venuta lunga 57 centimetri montata. Tenete presente che quando poi si verrà smontato, un centimetro in più verrà fuori. Allora, adesso non rimane altro che andare a chiudere le nostre maglie. E lo facciamo nella maniera più semplice possibile, perché andiamo a fare semplicemente la chiusura classica. Quindi andiamo a fare 2 maglie a diritto, prendiamo quella precedente, la facciamo cadere sul davanti e ricominciamo. Maglia, prendiamo la precedente, la facciamo cadere sul davanti. Potete prenderla con i ferri, io preferisco prenderla con le dita, però questo è il modo per poter chiudere la nostra lavorazione. Una volta chiusa le maglie sui ferri, vi farò vedere come cucire per chiudere poi il nostro scaldacollo. Allora, io sto cucendo il mio scaldacollo e vedete, faccio semplicemente passare da un punto all'altro il mio filo. Quindi una cucitura molto semplice, non vado neanche molto a seguire le maglie. L'importante, scusate, è che riesca a far passare i fili da una parte all'altra. In questa maniera. Abbiamo un filo molto grosso, quindi poi, essendo anche bucle, lavorarlo diventa molto molto difficile quando si va a cucire, quindi preferisco fare una cucitura in questa maniera. Benissimo, quindi adesso continuo a cucire il mio scaldacollo. Per la cucitura naturalmente sono andata a cucire i due lati più corti insieme. Sto andando a cucire i due lati più corti insieme.